Inspiegabilmente Grillo è un Hampelmann, è una sorta di roba finta, è un clown. Però è un clown che è riuscito a entrare come sempre nella civiltà del trash. Grillo è il punto terminale della civiltà del trash, cioè il trash ha il vantaggio di semplificare le questioni per comunicarle meglio. Grillo semplifica questa meccanica dell'Occidente, fa il falso guru sessantenne, prende dei giovani che hanno delle robe, delle pulsioni, delle robe, e decide di fare le feste ai quarantenni. Rimette in moto la meccanica finta, infatti non arriverà da nessuna parte. Il suo socio, quello che lo nome lo porta uno sgarro tremendo, con l'appello lungo. Il signor Casaleggio. Sì. Quello che ha fatto quella roba lì, che neanche Goebbels ha avuto il coraggio di farlo, Gaia. Ma una roba che... Goebbels ha telefonato a Casaleggio dicendo: finalmente abbiamo sempre desiderato quella cosa lì. Allora, il signor, il socio a pelo lungo, è un altro caso di falso guru. Allora, cosa è successo? Se la rivoluzione è, per definizione, l'alleanza dei ventenni con i sessantenni per far fuori i quarantenni, ma se i sessantenni sono ciuchi, può essere vera la rivoluzione dei ventenni? Una scritta formidabile, fondamentale, fondativa della civiltà d'Occidente all'interno del Museo della Croce Rossa in Ginevra, ed è una frase di Dostoevsky: ognuno è responsabile di tutto dinanzi a tutti, ognuno è politico, questo è l'Occidente europeo. Non avete il diritto di ritirarvi indietro rispetto a questa posizione. Forse diciamo, il professore forse non ha capito che stavamo dicendo la stessa cosa, cioè proprio noi parlando a titolo personale siamo assolutamente responsabili personalmente. Io parlo a titolo collettivo sempre. Dal mio punto di vista sbagliato. Usciamo dalle basi. Uscendo da questo, mi fa piacere che il professore in sé è un'intelligenza collettiva a sé stante. Ora, a parte questo, io vorrei dire, le sue dichiarazioni mi ricordavano un po' Fassino qualche tempo fa, quando diceva Grillo si facesse un quale sindaco di Torino si facesse un partito e vediamo quanto prende. In secondo luogo volevo specificare per esempio che Camilla ha detto che non ha votato Grillo. Ha fatto bene, se voleva poteva votare il Movimento 5 Stelle, se avesse votato Grillo avrebbe sbagliato, perché c'è il Movimento 5 Stelle, Grillo non è neanche candidato. In terzo luogo, noi non facciamo una politica, non so, tu hai detto una politica diversa o cose del genere. Il Movimento 5 Stelle è un progetto, tra l'altro a lungo termine, che cerca di portare avanti quella che è la democrazia partecipativa. Questo devono capire le persone. Grillo ha detto più volte che non è che voleva i voti per il Movimento 5 Stelle, voleva la partecipazione. Ci si può iscrivere al Movimento 5 Stelle seguendo una semplice regola: non bisogna essere iscritti ad altri partiti. Ci si può iscrivere, si può anche non votare il Movimento 5 Stelle, ma si può partecipare ai tavoli di lavoro, alle votazioni online. Ho studiato tantissimi anni e ho lavorato, ho fatto la babysitter, ho fatto la donna ore, ho fatto di tutto e ma di più. Ma qual è il problema? Voi non vi adattate a fare niente. Scusi un attimo. Vabbè, addirittura, addirittura. Per quanto riguarda i grillini, poi voglio dire che loro non hanno ricevuto voti di credibilità, ma voti di contestazione e basta. E non vi fate illusioni, perché non arriverete a niente. La sua conoscenza, forse qualcuno gliel'ha insegnata. L'ho rubata, l'ho fregata, l'ho inventata. Beh, forse guardi, a rubare la vostra generazione ci ha insegnato, forse l'unica cosa è stata quella. Si conquista, non si ottiene, si conquista.